Stavo pensando a una cosa per le armi, ovvero che eventualmente io tutte le armi che non prendo subito, comunque mi riappaiono lo stesso nell'inventario. E tra l'altro mi ha dato un altro squartatore, perché ovviamente le armi uniche respawnano. Comunque così abbiamo più scelta di eventuali armi. Il problema è scegliere quali armi vorrei portarmi. E il secondo problema che volevo vedere. Ok, la Okami & Whisky stavolta è rimasta al suo massimo livello. Quindi hanno sistemato almeno questo problema. La vera domanda è: che armi ci portiamo? Boh, perché di scelta ne abbiamo. Dai, faccio l'alternativa e porto anche questa. Però io ho un sacco di armi da taglio, ma pochissime armi da impatto. Ora che ci penso, forse magari al posto della spada potrei portare questo. Prova a dargli un altro giro di possibilità a quest'arma. Anche se veramente, secondo me, l'hanno nerfata. Se vedo che non riesco veramente a sfruttarla al meglio. Oh, calmo lì tu. So benissimo chi sei tu. Ecco fatto. E così abbiamo già finito le munizioni. Dunque, dove dobbiamo andare? Il ritmo della morte. Esamina il ritmo nelle aree indie e nell'area fusion. Quindi una è di là e una è qua. Però ovviamente questo non ci impedisce poi di poterci muovere in giro, per poter anche solo raccogliere un po' di soldi. Sai cos'è che dovrei riguardare? Onestamente? A parte il tuo congelato? Dovrei rivedere un po' tutte le mie carte abilità per vedere se posso sfruttarlo in maniera intelligente. Profumo di ganja. Ah, Gesù, la ganja. E mi ricordo che avevamo un ragazzo, diciamo, ricco in classe nella mia scuola. E questo ragazzo, diciamo, che era relativamente innocente a livello di persona. Quindi quando i ragazzi, diciamo, un po' più attivi sotto questo punto di attività parlavano di droga, canne e simili, diciamo che lui era uno di quelli che proprio: dai, ci andiamo a fare la ganja. Diciamo che non era proprio il professore. Dunque, questo fusibile mi aprirà questa porta, immagino. Ehi là. Guarda, lo sapevo, ma va bene così. Risolviamola in modo facile. Che cosa è uscito? Una mannaia. Il vero problema è che mi dicono che sono qua, però non mi dicono. Ovvero? Quanto è grande la zona? Ah, ma è tutta. Oh, Dio mio, è tutta grande questa. E allora ce n'è da cercare qua. O forse lì. Sì. Eccolo qua. Cassa emotiva. È immune. Vuol dire. Che è stato? Pompa il ritmo. C'è stata un'esplosione, ma. Cerca il modo per riparare il sistema audio. E che ne so, io che so tecnico. Che sono un tecnico audio io. E che ne so. O forse, vabbè, semplicemente devo andare qua dietro. Vediamo se riesco ad aprirla senza. Esatto, prendere l'elettricità e. Via. Allora, chiudiamo la pompa. No, a quanto pare il problema è proprio sempre qua davanti. Qualcosa è successo. È arrivato un cretino in fiamme. Ecco cos'era successo. Wow. Effettivamente è una bella merda quella. Ah, ma porca miseria, pensavo che eri uno di quei soliti cretini che corrono. Quando è che sono entrato in furia? Mi ha forse impedito di entrarci la cretina. Allora. Ecco qua. Allora, iniziamo. Quindi questi qua, quando ci toccano, ci impediscono anche di entrare in furia. Sono più fastidiose di quanto non pensassi, allora. Quelle che ci frustano. Se almeno glielo chiedessi io di frustarmi. Lo capirei, ma così anche no. Ok, torniamo al nostro problema. Dobbiamo sistemare l'impianto audio. Ah, eccolo qua. Allora, il richiamo del booster. Audio setup in curry burst.
Forse i tecnici sono qui alla, al chioschetto del cibo. Ok, questo è il coso del Wustel. E questi sono i due tecnici, immagino. Ok, proviamo ad entrare. Guarda, era talmente ovvio quello che sarebbe successo. Vai via. Ecco qua, cretino. Dove si toglie l'allarme? Dove si toglie? Ok, è andato. Si è spento da solo. Corpo collassato. Nope. No, non è lui. Ci deve essere un cadavere. Eccolo qua. Ecco qua. Tecnico del suono. Ecco qua, stava per esplodere. Non lo so, ma speriamo. Ecco qua. Sto inviando un messaggio al loro team di supporto. Il prossimo show sta per iniziare. Vieni a farti una birra dall'Aspen. Cold beer. Ok, direi che è questo il posto allora. Aspen cold beer. Ok, che sai che novità. È chiusa anche questa zona. Quindi dobbiamo trovare l'entrata secondaria. Si entra da qui? No, credo che si entri da qui. Serratura magnetica, eh. Ah, ma guarda chi c'è. Il nostro amico super incazzoso. Ecco fatto. Meno male che sto mitra, oh, non sarà leggendario, non sarà tutto quello che vuoi, però cacchio. Contro sta gente è forse l'arma più utile che abbiamo. Tesoro a prova di zombie, vediamo che cosa abbiamo ottenuto. Un catarra, vabbè. Non che mi aspetti ormai nulla da ste armi. Ah, ma guarda chi c'è. Il nostro amico iperbuggato martellaio. Dai, vieni qua, cretino. Ma porca miseria, ogni volta questo salto. Dai, dai, vieni. Cretino del cazzo. Maledetto. Due sono. Ecco fatto. Madonna mia, st'arma, una volta che prende un po' di velocità, basta, è la fine. Cioè, dimmi se non è Dead Rising quest'arma. Ma se faccio il furbo e passo di qua e rompo il vetro, scusami. Ecco fatto, problema risolto. Ecco qua. Pompa e ritmo rimasterizzato. Grande, finalmente. Oh, ecco qua, shortcut. Ma porca miseria, levati. Stavo aprendo la porta io. Ok, andiamo a pompare un po' di musica indie. First tunes, check. Zombification vibes, not so much. Ok. That's all going energy. Linking the mood speakers and the zombies. Ma porca. Gli ho lanciato una bomba e si è pure lanciato contro di me, bravo. Questo sì che è un vero bastardo. Pezzo di merda. Allora, venite qua tutti. Fucking awesome. Death feedback. Ecco qua. Facciamo arrivare un bel po' di gente. Vieni qui, vieni qui. Fucking getting somewhere. Oh, porca troia. Nel momento peggiore è arrivato. Prendi la sfera. Eccola, grazie. Prendi la sfera emotiva e fai piazza pulita. Allora, aspetta un attimo. Che è successo? Dove è andata? Che fine ha fatto la sfera? Oh, aspetta. Ecco qua. Aspetta, spostati. Ah, levati. Aspetta, 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 aspetta. Kaboom. Ecco qua. Chi c'è? È rimasto un solo sbavoso. No, dove vai? Ecco fatto. Now I feel it. A beat inside of me. Usa il mixer energizzato. Ma scusami. Fucking beautiful. E allora cosa mi è servita la sfera?
No, non ho capito, perché me l'ha fatta prendere? Oh, oh, sativa flashback. Non ho ben capito cosa sia successo. It's a pattern. A language. Can you hear me? Compelling. Crushing. But it's fragmented. Frenetario. There was a sound that turned people into zombies. Was that you? I'm recording. Recording what? Me? Hello? I've recorded it. Take it. Who are you, and how do you have my number? It's vital you find the other pieces. Restore the beat. Hold on! Don't go! Non ho ben compreso se sia aliena o cosa la situazione. I felt a connection there, like familial, you know? But more of this beat to find, eh? Onestamente, non ho ben capito cosa sia successo in tutta questa situazione. Ok, Grace. Ma lo scopriremo, immagino. On to the second gig. No, comunque, purtroppo il girarrosto è diventato veramente inutilizzabile come arma. Mi spiace perché nell'altro DLC non mi era neanche dispiaciuto, sai. Tra l'altro ho appena notato che tutta quella parte lì è in fiamme e credo che sarà la parte principale della parte finale del gioco, diciamo, del DLC. Brava cretina. Di nuovo la tizia frusta, eh? Ok, ogni volta che si incazza ci impedisce di utilizzare la nostra furia. Il nesso non l'ho ben compreso, ma... Ok, c'è pure una piscina in questa zona, che figata. Forza, stronzi. Più colpisco, più divento veloce. Anche contro i gigantoni simpaticoni. Oh, c'è di nuovo la simpaticona frustatrice. E anche di nuovo il tizio macellaio. Ecco qua, risolta. Oh, ma quanti macellai che ci sono in giro, ma porca miseria. Eccolo che arriva. Colpito in testa. Migliore arma di questo gioco, assolutamente, il fucile. Autista Burger 66, eh. Mi sa che di pullman da guidare non ce ne sono più da queste parti, eh. E addio all'autista. Mi dai una chiave? Certo che c'hai una chiave. Ti pare anche che non abbia una chiave questo? Quindi dobbiamo trovare un pullman, probabilmente, del Burger 66. Ci sono dei limoni marci. Dettagli che però sono carini da vedere. Ovviamente è qua da boh, da chissà quanto sto limone, ovviamente marcito. In tutto ciò noi stavamo dimenticando la missione principale. Ecco qua, ucciso con un calcio volante. Come nei migliori film di Van Damme. Si è appena alzato un gigante dal terreno, pensa un po'. Ecco fatto, tagliato letteralmente a metà. Ma levati te, stupido zombie. Normale. Di nuovo tu, ma porca cretina del cazzo. Non ti sopporto più a te, la tua frusta del culo. Oh, eccoci arrivati alla zona indie finalmente. Che non è quella del Games Week, che ovviamente ci impedirà di entrare o ci farà entrare. Che ci impedirà di entrare o sarà aperta? È aperta. Pensa un po' alla fortuna, finalmente. Ok, fammi indovinare. Dobbiamo andare di nuovo alla console e vedere come sistemare il tutto, vero? Ok, allora aspetta. Vibrazioni familiari, eh? Che novità. Che novità. Allora, tu la tua cassa emotiva. Ok, forse questo giro è un po' più semplice, speriamo. Ok, dobbiamo seguire il cavo. Sai com'è? Fidarsi è bene. Non fidarsi è anche meglio. Ci serve la batteria. Ci serve una batteria. Forse qua dentro. Chi è che sei tu? Pirotecnico degli indie. Beh, mi spiace per te, ma mi serve qualsiasi cosa tu abbia. Chiave pirotecnica. Ah, grande. Qua ci serve ovviamente due lucchetti. Uno si trova
qui. L'altro si trova probabilmente là dentro. Ecco fatto, problema risolto. Una skill card, dai! Scappellotto. Non ti vedranno mai arrivare, attacca gli zombie da dietro con un'arma da mischia contundente con notevole aumento della forza. E beh, questa è buona per Bruno ovviamente. Ma onesto, con tutto il bene possibile per questo gioco, ma chi è che gioca stealth qui? Ma lo dico senza cattiveria, ma oggettivamente come fai a giocare un gioco del genere stealth? Ho solo 7 munizioni per il fucile. Farei un attimino più di attenzione allora. Comunque, forse abbiamo trovato la nostra batteria. Dobbiamo solo fare molta attenzione a non morire fulminati. Eccoti qua, allora. Il problema è riuscire ad avvicinarsi senza cadere. Ecco qua, perfetto. Calmo. Sai cosa? Me ne vado subito. Sì, e ti pareva. No, non dirmi che è despawnata nel nulla. Ah, ok, meno male, è rimbalzata. Mamma mia, per un secondo non l'ho più visto, ho detto no, ti prego. Però devo anche collegare questo qui in rosso. Qua ovviamente mi serve qualche colpo elettrico. No, invece non sembrerebbe. Ancora, ma porca. Mamma mia, se è fastidioso sto nuovo tipo di zombie. Comunque, belli, siete pronti a un po' di musica? Però non spreco subito l'energia. Prima facciamo un attimo ricaricare le bombe. Perfetto. E ora Mood speaker is ready to shred. Kaboom! Bel colpo. E ti pareva che qualcuno non rimaneva incazzato qui, eh? Dai, forza, belli. Forza che dobbiamo dare un po' di energia alla cassa speaker. Here we go again. Ecco qua, prendi la sfera emotiva e fai piazza pulita. Ma se faccio piazza pulita e poi prendo la sfera? Oh, mi sa che è apparsa. Sì. L'urlatore. No, tu no. Ma porca miseria, che mi esplodi addosso. Ok, meno male, è esploso mentre ero a terra. Quindi non è contato come colpo che mi ha fatto danno. Ecco fatto. Fuck, my chakras are spinning up. Non so cosa ci devo fare, se lanciarla o meno, boh. E abbiamo un'altra visione. It's me again. You gave me a piece of the beat. It seems so familiar. You can transcend different realities. Clever. Realtà diverse. You clearly know me. I know someone like you. Different realities. The same song. Ok, quindi è qualcosa di extradimensionale. Esatto. Scraped thing. Are you the plasterer that did Mum's bathroom? Find the whole beat. You're the key. Maybe Grace can make sense of this. Non lo so onestamente cosa sta succedendo. Onestamente è tutto abbastanza confuso questo DLC. Che novità, macellaio. Allora, Grace, tu sai qualcosa di tutta sta storia? Sì, e in realtà ho appena visto anche qualcosa qui. Non ci avevo fatto caso che c'era la tizia del gioco qui. Comunque, Grace. Grace, you were right. Shit's real weird here. I know. Weird speakers, weird energy, weird food sounds, and a real weird beat. You heard it too. And some woman spoke to me like a vision. In your head? Kinda, yeah. Kinda. Nah. Non saprei. Effettivamente sembrava, ma no. Real trippy, you know? Am I making sense? No, but. No. This place, it's special. I've mapped it all out. Strange things have always happened here. Cos'è, un cimitero indiano, una roba simile? I warned them. They called me crazy. Now they're dead. Eh beh, certo. This vision lady knows about the beat. My tingling socks say the main stage is the key.
No, it's still there. It wants me, and it's getting stronger. It may want you, but it's going to get me. And regret it. Head through the Ica village. But it will be waiting. Il ritmo della morte. Smuti di carne. Eh beh certo, come no. I've been tinkering with a toy in my workbench. Should slice through anything that comes at me like fucking butter. Lo so, l'ho visto, l'ho già comprato anche. L'ho già comprata la tua mazza.